perché quando fai le cose grandi, 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 spaventa. Unboxing time! Faccio cose. Nuovo video, oggi per me è un day of pampering, cioè un giorno in cui mi sistemo un po', devo sistemarmi i capelli, finalmente vado dal parrucchiere, non li voglio assolutamente tagliare anche perché stanno crescendo, ma gli voglio dare un pochino un giro perché mi sono cresciuti troppo davanti e fa effetto Madonna con i capelli corti. Comunque, e poi oggi pomeriggio ho le sopracciglia, sono già stata a farmi le unghie, le ho fatte bellissime ragazzi, sono innamorata profondamente di queste unghie primaverili, sono rosa opaco e fucsia brillantinato e basta. Oggi vi porto con me in questa giornata un po' diversa dal solito perché faccio cose, quindi andiamo perché sono già in ritardo. Questa non è la mia merenda, ma... Oh, oddio, sto per rovesciare. Maschera Bounty. Quindi, trattamento Bounty. Trattamento Bounty. Fatto con cioccolato, cocco. Burro di cocco. Burro di cocco. E caffè. Bravo. Caffettino. Che spettacolo. Non li ho tagliati, anche se sembrano più corti, ma quando vado al parrucchiere mi piace fare una piega boccolosa, visto che io li ho sempre lisci. E sono tornata a casa con un pacco. Ho, ho, ho. È un pacco di Coro e quindi unboxing time! È da tantissimo che non faccio un unboxing e è da tantissimo. In realtà è tantissimo che non vlog, è tantissimo che non faccio cose, ma va bene. Oggi lo facciamo. Allora, Coro, azienda con cui collaboro da un anno ormai, azienda di alimenti e non solo. Infatti qui ci sono delle novità che... Iniziamo soft con un burro di nocciole. Burro di nocciole in realtà è il preferito di Jimmy, io non ne vado pazzissima, se si può dire, però una cosa che adoro fare è la Nutella, insomma una crema al cioccolato e nocciole, dove faccio la mia solita salsina al cacao. Io faccio cacao in polvere e acqua. Io utilizzo il cacao amaro, ma potete usare o il cacao zuccherato oppure aggiungere un pochino di dolcificante, liquido, miele, eccetera, e appunto acqua. Ma se la voglio un pochino più cremosa e densa, la faccio con il latte. Mi chiedete sempre come farla, sembra una cosa difficilissima, ma in realtà è veramente soltanto cacao amaro e acqua. Se viene troppo liquida aggiungete cacao, se viene troppo densa aggiungete acqua. Mi raccomando, dovete mescolarla, cioè ci impiega un pochino a amalgamarsi, a creare la salsina. Se mescolate troppo poco rimane una roba liquida, separata, le cose non si mescolano. Comunque... Dopo che ho fatto la salsina, aggiungo un cucchiaio di questa, che è 100% nocciole, e ragazzi, vi stupirà. Cioè, Jimmy se la fa ogni mattina, io ogni tanto, ma super. Poi, tofu. Solitamente io ho sempre preso il tofu al naturale, oppure il tofu affumicato, molto saporito. Che io lo faccio, visto che il tofu non è che abbia proprio questo grandissimo gusto, lo faccio in friggitrice ad aria o comunque saltato in padella, bello tostatino, fa la crosticina, buonissimo.
Questo è diverso, è nuovo ed è un tofu alle mandorle e sesamo. Voglio assolutamente assaggiarlo perché secondo me, cioè se sa di mandorle, per me è un vincitore. Farina di ceci. La uso tantissimo per fare ad esempio la farinata, che è semplicissima, farina, olio, sale in una teglia, un po' di rosmarino, viene una bomba. Oppure anche delle chips di ceci, insomma è super versatile anche per fare versioni salate di pancake. Deliziosa, fantastica, l'adoro. A proposito di ceci, già faccio a dirlo, ho preso anche dei ceci in scatola. Erano lì, ho voluto provarli giusto per. Questo è altro tofu. Poi, vaniglia. Sono stecche di vaniglia, le uso tantissimo per fare il banana bread, una intera, e una bomba. Poi, c'è altro tofu, ne ho preso un bel po'. Questi sono dei fiocchi di soia fini e disoleati. Voglio provarli per fare porridge, eccetera. Voglio, insomma, queste cose mi incuriosiscono tantissimo. Ah, ragazzi, li ho trovati, erano lì e li ho presi tutti. Ne ho presi tipo 3 kg. Vi ricordate i Coco Pops, tipo le riso soffiato al cioccolato? Questi sono la versione più sana, meno eccessivi zuccheri, perché sono a base di soia, quindi sono dei chicchi di soia soffiati ricoperti di cioccolato. Non vedo l'ora di provarli, e ho già sentito delle altre recensioni e dicono che sono una bomba, quindi insomma oggi pomeriggio li mangeremo per merenda, quindi vi farò sapere. Poi, questi sono dei cranberries, mi chiedete la traduzione, liofilizzati, che è diverso dall'essiccato. L'essiccato ha quella consistenza un po' gommosa, invece questi rimangono super croccanti, cioè, capito? E questa non era la plastica, ma il frutto. Quindi è come proprio se gli fossi sprivato dell'acqua e rimanesse frizzato, liofilizzato. E poi ragazzi, la chicca. Come vi dicevo, non ci sono soltanto alimenti, ma anche aggeggi e utensili, diciamo così, per la cucina. E questo è un salt and pepper grinder elettrico. Ne ho presi due proprio appunto per fare sale e pepe, e in teoria avevo ordinato anche devo ricontrollare, poi alla fine forse mi è scappato, ma avevo preso il sale e pepe grosso perché si mette qua dentro e poi si preme il pulsantino. Deduco che mancano le pile, esatto. Si mettono le pile, poi anche 4 pile, ok. E poi da qui praticamente come funziona? Premi il pulsantino, grinda tutto e scende da sotto. Anzi, ce l'ha mio papà a Budapest e lo adoro, adesso finalmente ce l'ho anch'io. Yes, e poi è super pratico, quello che ha mio papà in realtà è molto più grande. Questi sono anche super carini da mettere a tavola, abbastanza di design. Insomma, forse mi arriva un altro pacco perché probabilmente hanno spedito l'ordine in due parti separate, così che vi faccio vedere anche come funziona. Questo all'attacco. Visto che è ancora presto per andare a pranzo, voglio dedicarmi un pochino a fare un po' di stretching. Oggi è proprio una giornata che voglio dedicare a me, e lo stretching è qualcosa che non faccio tantissimo, che voglio fare di più perché mi aiuta tantissimo in tutti i miei movimenti, esercizi, eccetera, ed è qualcosa che mi fa stare bene. Quindi adesso mi metto un pochino qui, faccio un po' di pulito e stretching time. Anche perché tra le tante cose che voglio fare
c'è la spaccata, quindi, che tra parentesi a livello di sagittale, quindi davanti ci sono quasi, a livello di laterale non tanto, quindi work in progress. Diversi, non mi fanno impazzire, li preferisco lisci, per fortuna, visto che sono liscia. A volte penso che chi li ha lisci li vorrebbe ricci, invece chi li ha ricci li vorrebbe lisci, invece no, io sono fortunata, li ho lisci, li voglio lisci. Però il boccolo intanto ci sta, ma mi va ovunque. Raga, questo tofu è spaziale. Sono i pezzi di mandorla e il sesamo, e anche mangiato crudo, io poi l'ho ripassato un attimo in padella giusto per fargli fare la crosticina, ma anche mangiato crudo è top, buonissimo, super approvato, il migliore finora tra tutti. Tornata a casa, momento relax, ho fatto le sopracciglia, ora sì, e anche i baffetti, anzi mi sento umana. Comunque, allora, ho fatto merenda con i soya crispies al cacao, ho fatto una base di yogurt greco allungata con un po' di latte, e perché lo yogurt greco lo trovo sempre troppo denso e un po' mi rimane sullo stomaco, lo ammetto, e l'ho poi condito con del cocco rapé per dargli un pochino un gusto di cocco. Poi ci ho messo sopra i soya crispies al cacao, fragole, semi di canapa e mandorle. Ammetto che i soya crispies al cacao non mi hanno fatto proprio impazzire. Forse avevo aspettative troppo alte, ma li ho trovati, sì, forse anche un po' amarognoli, insomma. Preferisco di gran lunga i soya crispies normali, gusto neutro, che si abbinano benissimo con la cannella nello yogurt di soia. Io ho sempre mangiato così e sono deliziosi. Per salutare vorrei chiudere questo video. So che non ho fatto la seconda parte dell'unboxing perché non mi è arrivato il pacco in giornata, però oltre a quello che vi ho fatto vedere non c'era granché. C'erano i semi di canapa, le chips di cocco tostate, la tahin scura che sto amando in questo periodo, anche se recentemente ho provato la crema di canapa, e se non siete amanti della tahin vi consiglio la crema di canapa. Ha un gusto amarognolo, però molto meno intenso della tahin, e abbinata con un pizzico di sale, ragazzi, di che cosa stiamo parlando? Incredibile, buonissima. E poi c'era, vabbè, il sale grosso e il pepe grosso per farlo macinato. Quindi niente di particolarmente di nuovo da farvi vedere. Vi ricordo comunque che sul sito di Coro avete un 5% di sconto con il codice Fashions. E basta. Basta. Io, come avete visto, sono a Padova. Ehi, è un po' strana questa luce. Oggi sto un po' combattendo con le luci in questa casa. Comunque in questi giorni, in questa settimana, non so in realtà quanto mi tratterrò. Sono a Padova perché stiamo portando avanti il progetto della campagna. Lo so che lo dico in ogni video, però è così.
c'è molta progettazione, c'è da attendere, c'è molta burocrazia. Mi avete detto di... mi avete chiesto se utilizzerò i bonus, super bonus. Sì, se riusciremo, se sarà conveniente, lo farò. Sto documentando tutto il processo dalla progettazione a... possibilmente quando si inizierà, eccetera, e voglio condividerlo con voi. Mi sta dando una progettualità, cioè io sto già pensando a che cosa ci potrò fare, cosa ci farò, cosa succederà e come comunicarlo, cosa fare, eccetera. Insomma, sto andando avanti con la testa e il che è sia positivo perché mi porta avanti, sia negativo nel caso poi avvenga questa cosa che io ho paura. Che non se ne faccia nulla, che alla fine succeda qualcosa che blocchi tutto, che non va a buon fine, e perché questa è la mia più grande paura. Ho questo timore di magari io tirarmi indietro, prendermi troppo spavento per la cosa grande che è. E quindi magari a un certo punto dire no, non ce la faccio. Perché quando fai le cose grandi, grandi, grandi. Spaventa, ma tanto, cioè. Ed è forse anche quello che impedisce a tutti di fare. E non sto parlando proprio di investimenti grandi, perché l'investimento non è eccessivo, essendo comunque a parte la grandezza, cioè il rapportato alla grandezza è tutto, però considerando anche che è una casa in campagna in un paesino sperduto, quindi non c'è tanto investimento dietro, però è proprio il progetto. Aia, scusa, scrocchiato la schiena. C'è proprio un progetto di vita futura a lungo termine, una famiglia, io e Jimmy, tutto quello che poi ne verrà, cioè è quello che si farà, che è tanto ed è grande ed è un po' quello che a me spaventa, ma non perché ho paura che possa succedere qualcosa fra me e Jimmy, eccetera. Però proprio la maestosità, il fatto che è proprio a lungo, lungo, lungo termine, cioè una cosa per la vita, ecco, forse quello lì è quello che mi spaventa. Però vabbè, insomma, sto imparando, soprattutto in quest'anno, ho imparato a prendere le cose una volta, no, una per giorno, e quindi per ora non ho niente ancora fra le mani, non ho iniziato nemmeno a mettere giù un mattone, quindi pff, di che mi preoccupo. So che poi il tempo passa tanto veloce e boh, ti risvegli e ti trovi fra un anno e mezzo e dici: oh, guarda dove sono. Vabbè, niente, basta. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia un po' fatto passare una giornata diversa, come è stata la mia, tra capelli e sopracciglia. E basta. E se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento. Noi ci vediamo nel prossimo video. Grazie per le unghie, io le adoro. Bellissime, bellissime. Innamorata persa.